Domenica mattina ci sarà la rimozione e il brillamento di una bomba ritrovata nel raccordo Gorizia-Villesse. Oggi se ne è parlato in un incontro in prefettura sullo sgombero a causa della bomba. Ecco alcune indicazioni in questo servizio. Sarà allestito nell'area della Sagra di Sant'Anna un ritrovo per le persone che domenica mattina saranno evacuate da Sant'Andrea a causa della rimozione e del brillamento della bomba rinvenuta durante i lavori al raccordo Gorizia-Villesse. Lo ha comunicato l'assessore al welfare Silvana Romano durante l'incontro di coordinamento delle operazioni avvenuto questa mattina in prefettura. È stato confermato che lo sgombero partirà dalle ore 9, anche se ovviamente chi lo desidererà potrà allontanarsi anche prima dalla propria abitazione e dall'area interessata. Per chi non potrà farlo con i propri mezzi sarà messa a disposizione un bus navetta dell'APT che si fermerà per la raccolta delle persone nella piazza di Sant'Andrea. Per quanto riguarda la viabilità, saranno chiuse tutte le strade di accesso all'area. In caso di maltempo ci si trasferirà al centro sociale polivalente, che sarà aperto in ogni caso, mentre le persone che hanno problemi di carattere socioassistenziale e sanitario saranno trasferite a seconda delle problematiche nella casa di riposo Culotte o nella residenza protetta di Cormons. Il Comune intanto sta provvedendo a distribuire volantini informativi nelle case delle famiglie interessate dallo sgombero, in cui saranno riportati i numeri da contattare per chiedere informazioni. I numeri sono collegati alla Protezione Civile Comunale e alla Centrale Operativa della Polizia Locale. Il numero che noi vi diamo è 0481 383 383, valido dalle 9 alle 13 di domenica 31 luglio. E siamo alla pagina